Ciao, vorrei trasmetterti la conoscenza millenaria dei cinque elementi per sostenere l'equilibrio dell'essere umano. Questi elementi sono dentro al nostro organismo e rappresentano i cinque elementi primordiali dell'essere umano. Ognuno di noi appartiene ad uno di essi. Quindi, ad esempio, abbiamo l'elemento terra, che è contraddistinto dalle persone centrate, equilibrate, armoniche, stabili, riflessive, diplomatiche e dei mediatori o delle mediatrici. E il loro squilibrio solitamente si avverte con preoccupazioni, instabilità, ossessione, tormento, inquietudine, scarsa memoria nello studio e rimuginazione. Poi abbiamo l'elemento, il metallo. Si può andare ad osservare nelle persone che hanno molto senso di giustizia e rispetto, capace di mettere in ordine, sono perspicaci, capaci di giudizio e il loro squilibrio lo si avverte con, ad esempio, quando uno è molto maniacale nell'ordine. Apatico, scoordinato o scoordinata, passivo o passiva, asociale e melanconico. L'elemento acqua sono persone stabili, capaci di garantire continuità, fermi, volitive, vitali e prudenti. Il disequilibrio appare con queste caratteristiche, questi disequilibri, svogliato, cronicamente stanco, estremamente prudente, pauroso o paurosa, con poco interesse verso la vita e con scarsa memoria. Recente. L'elemento fuoco è quell'elemento che scaturisce con l'estate, il momento di energia massima del periodo dell'anno. Sono persone capaci di stringere relazioni. Dirigono e organizzano, sono integri moralmente, sono capaci di giudizio e gioiose. E il loro disequilibrio lo si avverte con queste caratteristiche, dal pensiero limitato, bramosi e dal comportamento irrazionale, insonni e ansiosi. E poi abbiamo l'elemento legno. Sono persone risolute, lungimiranti, dei saggi, pieni di vita, ottimi pianificatori, pianificatrici, intraprendenti, premeditano saggiamente, sono cauti e il disequilibrio lo si avverte con maggiore frustrazione, collera repressa, incapace di prendere una direzione, irritabile, confuso e insensibile. Queste sono alcune caratteristiche delle persone, di tutti noi. Ciascuno di noi appartiene alla propria essenza primordiale naturale, al proprio elemento naturale e conoscerlo è indispensabile per il nostro organismo, perché l'equilibrio e il benessere psicofisico non è un qualcosa di staccato a noi o che possiamo andare a cercare dall'esterno, ma avviene dentro di noi, grazie alla ruota dei cinque movimenti, alla conoscenza millenaria delle sapienze antiche. Grazie all'equilibrio di queste energie che collaborano tra di loro, il nostro organismo sarà in equilibrio. Forte potrà garantire forza, vitalità ed equilibrio, proprio come un albero in natura che si radica bene al terreno e si espande verso il cielo. Così ho creato un questionario gratuito apposta per conoscere il proprio elemento primordiale naturale. Ti lascio il link qui in descrizione. Una volta terminato il questionario, sarai indicizzato a un portale dedicato alla ricerca dell'equilibrio e del benessere psicofisico. Riceverai via mail il tuo profilo personalizzato con la conoscenza del tuo elemento, alcune indicazioni naturali su come nutrire il tuo elemento naturale e come sostenere il tuo equilibrio psicofisico. Queste conoscenze sono davvero importanti per la conoscenza di noi stessi, dell'essere umano,
all'interno di un organismo vivente che è la natura, l'universo, e ci danno indicazioni importanti per metterci in contatto sul guaritore ideale e indicato per noi, sulla base dell'orologio biologico. Ti invito davvero a conoscere qualcosa di più su di te e sul tuo organismo. Se vuoi, puoi completare il questionario che trovi qui, nella descrizione in bio. Ciao!